questo motorino applicato a un primordiale spericolato trabiccolo di tela portava i nostri padri a passeggio lungo le strade del cielo. Roba da fare accapponare la pelle a noi della generazione che sarà ricordata come la generazione atomica. Adeguiamoci ai tempi e visitiamo uno dei musei del mondo moderno, dove un piccolo cabotaggio su una fuga di velivoli ci racconta tanta parte della nostra storia aeronautica, storia eroica di due grandi guerre e di epiche gesta in tempo di pace. Tra queste, una è entrata nel cerchio della leggenda ed è di marca prettamente italiana. Fu questo motore, un Fiat AS6, che nell'ottobre del 1934 portò l'uomo a volare oltre i 709 km/h. Desenzano sul Garda. L'uomo era il maresciallo pilota Francesco Agello, uno degli assi della scuola di alta velocità. A queste immagini il tempo ha conferito il valore di un documento prezioso. La prova di Agello, velocità assoluta a bassa quota per idrovolanti, fu compiuta sulla base di 3 km. Il record tra gli idrovolanti è ancora imbattuto. L'elica nel suo turbinare fa risplendere come un astro radioso la spumeggiante scia. Sulla faticata e perigliosa strada del cielo era stata scritta una nuova luminosissima pagina. Ci si era avvicinati al muro del suono. Ma torniamo ai nostri tempi, tempi d'aviogetti. Questo che vedete è un motore a reazione. È proprio della sua natura l'istinto di correre oltre i 1000 km/h. Viene costruito in Italia su licenza di Havilland. Questo invece è un prodotto di pura marca italiana. È il Fiat G82, velivolo a getto per la scuola avanzata e l'addestramento operativo. Dall'aeroporto di Caselle sfreccia nel cielo di Torino. Seguiamolo. Ci racconterà una storia di lavoro. I monumenti contemporanei si visitano così, dall'alto. Qui la città trasforma la sua fisionomia storica nel suo aspetto più energico e funzionale, che è quello del lavoro e della produttività. In questa grande officina si fabbricano motori per aviogetti. Cominciamo la nostra visita dal reparto galvanici, dove gli organi di lavorazione, a mezzo di un processo elettrolitico, vengono rivestiti di un velo di materiale protettivo che elimina il pericolo di corrosioni durante il funzionamento del motore, aumentandone la sicurezza e migliorandone l'aspetto esterno. Adesso sono di scena le brocciatrici. A mezzo di queste macchine che lavorano a ristretto limite di tolleranza, le palette del rotore con un leggero forzamento vengono inserite in scanalature che le brocciatrici eseguono con la massima precisione sul bordo esterno dei dischi. Nomi vecchi per macchine nuovissime. Questo è un tornio per la lavorazione interna dei compressori di turbogetti a flusso assiale. Un rapido sguardo alla equilibratrice dinamica del complesso rotante dei turbogetti e alla sala montaggio dei reattori a flusso centrifugo. In questa sala i congegni che spalancheranno il cielo alle velocità supersoniche passano l'ultimo esame. I gas di scarico vengono convogliati con silenziatore verso l'esterno. Con i motori ad elica ci sentiamo più di casa. Il loro rombo nel concerto sonoro di questi nostri tempi ci è più familiare. Ce ne hanno parlato i nostri padri. Anche se alternata col sibilo dei reattori, questa è ancora una voce piena che non vuole rinunziare a lanciare verso il cielo i suoi splendidi acuti. Allo scadere del termine prescritto per il loro funzionamento, i motori vengono completamente smontati, ispezionati in tutti i loro particolari e accessori, sottoposti a un accurato collaudo dimensionale e una volta rimontati collaudati al banco di prova per accertare che tutte le caratteristiche funzionali tipiche siano rispettate. Il rivelatore elettromagnetico e la sonda ultrasonica compiono delle ispezioni che non tollerano la minima imperfezione. Ma torniamo agli aviogetti. In questi stabilimenti viene effettuata la costruzione degli F-86K nel quadro della collaborazione tra i paesi aderenti al Patto Atlantico. È proprio qui, negli stabilimenti velivoli, che la potenzialità dei motori al volo viene trasformata in capacità di volare. Per districare e comprendere questa congerie di centine, longheroni, fasciami e attacchi ci vorrebbe ben altro tempo di quello che abbiamo a disposizione. Contentiamoci di sapere che questa, per l'aeroplano, è l'anticamera del volo. Da qui, una volta completato il ciclo di lavorazione, muoverà i suoi primi passi, sia pure cosa insolita per un aeroplano, a terra. Incartato come una scatola di cioccolatini e ricoperto di speciali vernici protettive, viene posto su un pianale che lo trasporterà in un altro stabilimento, quello di Caselle, dove spiccherà il suo primo volo. Torino ormai è abituata a spettacoli del genere e questo insolito veicolo è già entrato nella consuetudine della circolazione cittadina. Chi guida è un veterano di questi trasporti, ne ha compiuti tanti che può permettersi una certa allegria nella marcia. Ma eccoci a Caselle. Qui l'aeroplano dovrà fare la coda e mettersi alla stazione numero 1. Lo fa volentieri perché sa che fra poco anche lui arriverà alla cicogna. Le stazioni sono 10, divise in 2 file. A ogni stazione cresce un pochino, si completa. A pezzo si aggiunge pezzo. In parole povere, mette le ali. Stazione numero 7. Le articolazioni cominciano a muoversi, il carrello ormai è pronto a assolvere le sue funzioni. Percorriamo l'intero schieramento. Arriveremo all'ultimo aereo, quello già pronto per uscire dallo stabilimento. Ultima operazione, una buona lavata di capo. Non è per punirlo di una intemperanza giovanile, ma solo per liberarlo dalla patina dell'officina. Eccoli allineati sul campo. Sono già impazienti di sfidare le strade del cielo. Per ora osservano i loro fratelli più grandi mentre decollano per il primo volo. Alla fine del collaudo questi aviogetti saranno consegnati alle nostre forze armate. Apriamo la parentesi degli apparecchi a elica, G46, G49, G59, esemplari di una grande famiglia di aeroplani i cui nomi sono ormai entrati nel ciclo di una gloriosa tradizione. Prendiamone uno a caso, il G46, e osserviamolo nelle sue fasi di decollo, volo e acrobazia. Su questi tipi di velivoli gli allievi imparano a volare e i piloti si fanno le ossa prima di passare alle squadriglie degli aviogetti. In aeronautica si ricorda il primo aeroplano come il primo amore, e chissà quanti piloti che già corrono sul brivido delle velocità supersoniche conservano gelosamente la fotografia di uno di questi velivoli, scattata per fermare il ricordo di un periodo della loro vita che oggi forse definiscono romantico. Nell'alternativa delle immagini tocca ancora una volta ai reattori. Ecco il G91, ultimo rampollo, almeno per ora, di una gloriosa e numerosa famiglia. È un prototipo appena uscito dallo stabilimento. È il momento della verità. Adesso è un dialogo a 2 voci tra l'uomo e la macchina. La macchina la conoscete. L'uomo è il pilota collaudatore Riccardo Bignamini. Ha decollato. Eccolo in volo. Ora per ora, giorno per giorno, il collaudatore ne ha seguito la costruzione. Ha cercato di intuirne tutte le caratteristiche, anche quelle più riposte, per poter, oggi che per la prima volta lo guida lungo le impalpabili strade del cielo, sapere tutto di lui, conoscerne tutti i segreti. L'aereo dovrà dimostrare di possedere in sommo grado tutti i requisiti richiesti: possibilità di decollo e atterraggio in determinati spazi, raggiungimento della quota in un determinato tempo, limite massimo di velocità, stabilità e manovrabilità di volo. Un vero e proprio esame di maturità. Un atterraggio così porta buone notizie, ha tutte le carte in regola, ce lo sentiremo presto sibilare sulla testa, moltiplicato in tanti esemplari. Prima della parola fine, trasferiamoci in un aeroporto militare, in un punto qualsiasi della nostra penisola. Gli apparecchi sono ormai giunti a destinazione. Fanno parte delle forze armate. Accompagniamoli verso l'alto. Nel più interminato degli spazi, niente meglio di loro illustra il verso del poeta: qualche cosa di nuovo oggi è nel sole.